sono tornato, scusatemi se sono stato assente tutto questo periodo. Ma come vedete la location è nuova, ma questo è The Lady. The Lady è incentrato su Lona, la protagonista, una ricca donna d'affari di Milano. La tensione è già a mille in questi primi minuti. What? Uno specchio che cade lì? Raga, ma come ci si fa a spaventare con uno specchio che cade lì? Ma poi che senso ha sta roba? Ogni giorno vado incontro al mio destino, ma sono determinata e non mi farò corrompere. Monologhi degni dell'Andrea di Preferi Sociale. Buongiorno. Devo incontrare un amico al Palazzo dei Congressi. Mi porti lì, grazie. Signora, per lei farei qualsiasi cosa. Il suo English humor non la lascia mai. Devo andare a ballare a techno al Palazzo dei Congressi. Mi porti là? Ometol, per lei farei qualsiasi cosa. Il suo French toast non la lascia mai. Dopo che questo incontro non ha portato a nulla, vediamo che The Lady è minacciata da un uomo misterioso. Antonio, andiamo. Buongiorno, signora. Ma cos'è sta roba? Ma poi chi è sto tipo che spunta sempre? Ma cos'è sta roba? Spunta ancora, basta! Ma no, raga, finisce qua, io me ne vado. Tipi che spuntano a caso, cioè, basta. In realtà si sono detti che questa Lona The Lady deve andare a Capri per un servizio fotografico e poi a un certo punto si cambia inquadratura su una sua collaboratrice e c'è una scena di razzismo allucinante, cioè proprio... Signora, c'è un uomo per lei. Chi? Un uomo. Sei stato chiarissimo, fallo passare. Dai, magari ce ne sono anche altre così, tutto il tempo a dire sì signora stanno. Samir? Sì signora. Smettila di pulire i vetri perché sto aspettando delle persone. Samir? Sì, smettila signora. Ma capisci l'italiano? Sì signora. Un giorno dovrò ubriacarmi. Cazzo, una cosa tra il razzista e il no sense. Cioè siamo 2015. Io direi di dire stop una volta per tutte al razzismo, proprio stop. Ah, è arrivata la pizza, un attimo raga. Oh salve. Sì signora, la pizzeria. E prendo subito i soldi, guarda. Va bene signora, va bene. Grazie, guarda, non hai soldi o questa? Oh, vuoi. Va benissimo, signora, grazie mille, signora. Prego, buona serata, buona serata. Buona serata, signora, grazie, E mentre lavora, arriva il suo fidanzato e scatta una scena veramente erotica, cioè, mi ha preso veramente totalmente questa scena. Tesoro, avevo voglia di vederti. Ma dai, sto lavorando, non dovresti venire qui. Non lamentarti, lo so che ti piace. Non fare così, siamo in ufficio, possono vederci. Cosa mi importa? Per me conti solo tu, cosciotta mia, come ti desidero. Adesso basta, ci vediamo stasera. E la signora non c'è? E la signora non c'è? Non l'avevo considerato. No, è in viaggio. Ah, ok, dai, ciao. Ciao. E qua il Playboy diventa la star della web series. Ehi, bello, come stai? Bene, parola d'ordine e sopravvivenza. Ehi, bello! Parola d'ordine, stop al televoto! Ti sei fatto una bonazza? Sì, compiace i miei istinti animaleschi, diciamo. Sì, sì, anche per me, diciamo. Vabbè, dammi 5, ci vediamo presto. Vabbè, dai, dammi 5. E dopo che The Lady torna a casa, dopo che è andata al Palazzo dei Congressi a non fare nulla, trova il fidanzato incazzato e vi lascio alle immagini perché questo non lo posso commentare. Di te non ci si può fidare, ma cosa credi, di prendermi in giro? Te palle il lavoro! Mi manca qualcosa? Eh? Devo metterti in riga! Devo metterti in riga! Una come te rimarrà da sola, questo è il tuo destino!
Talvolta nella vita si paga di più per quello che non si è commesso. A questo punto la nostra Delady cosa avrà fatto? Avrà preso una pausa metaforica? Avrà fatto un flusso di coscienza? Oppure si sarà circondata di cazzi palestrati? Non avevo dubbi! Lona, è un po' che non si allena, non bisogna mollare. Uè, Omi! È da un po' che non si allena. Sì, ha ragione. Non bisogna mai mollare. Lo so. Oh, Simone, certo che Lona è una gran bella gnocca. Elevata, vorrei agguantarla. Oh, Ale, certo che è gnocca sto Omi. Elevato, lo vorrei agguantare. Ma cosa fa esattamente? Ma chi è? È piena di soldi. Ma cosa fa esattamente? Chi è? È uno coi bigimoni. Sì, ma tanti misteri la circondano. È una leggenda, un passato top secret e un futuro molto complesso. Un passato top secret e due kebab completi. Praticamente loro ci hanno fatto vedere che Lona va in palestra, ma cioè, che senso ha nella storia della struttura della web series questo? E intanto The Lady si appresta a partire, non so perché sto rifando, però ci apprestiamo a vedere il finale più osceno della storia delle web series con i due autisti che fanno l'ultimo dialogo. Parte per Capri e da lì andrà a Parigi. E poi si fermasse tra le mie braccia. Dai! Che discorsi kafkiani, oh! Bella la vita dei VIP, Salvatore? Un giorno anche noi lo saremo. Certo che la signora litiga sempre con il fidanzato. E lo lasciasse per sempre, così mi trasferisco nel suo grattacielo. Bella la vita dei VIP, Salvatore? Angeluzzo mio, un giorno anche noi lo saremo. Così andremo a vivere nel suo grattacielo. Oh, ma basta con sto cazzo di tosta! Hai rotto il cazzo, il tosto te lo ficco nel culo! Parti, cazzo, che siamo da mezz'ora qua fermi, seduti! Bella raga, il video è finito, arriviamo a 40.000 like per il secondo episodio se vi è piaciuto ed iscrivetevi perché più vi iscrivete e più ritornerò a far video. Per cui raga, un abbraccio. Boh. Compa, sì, anche per me, diciamo.